Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché pure voi l'avete fatto, non lo faranno pure loro. Certo. Allora, se posso spiegare questa vicenda, ovviamente, diciamo, non voglio nemmeno fare troppe polemiche di fronte a morti e bambini travolti dal fango rispetto a Conte. A Ischia, in Campania, e in Campania Gialla, c'è un problema, lei è campana. La Regione Campania, ai tempi di Bassolino, non ha recepito un condono del 2003. Perché quando si fa il condono, giusto o sbagliato, li hanno fatti tutti dall'epoca andata, e Ischia è fragile non solo dal 1910, anche prima, ricordavo anche un altro terremoto del 1883, esatto, geologicamente fragile. E nei secoli non abbiamo l'archivio dei giornali, anche in epoca pre-Gutenberg e pre-giornali, chissà quali tragedie saranno accadute. Cosa è successo? Che in Campania c'è un problema nel problema, perché non essendo stato recepito con norme regionali il condono del 2003, ci sono molti che non hanno potuto fare quello che a Catanzaro e a Bressanone, a Vercelli o a Velletri hanno fatto i cittadini. Giusto o sbagliato che fosse il condono, era una norma nazionale e la gente ha usufruito di quella norma. In Campania c'è un enorme problema non risolto, per cui se si dovesse dare seguito all'abbattimento delle case, ci sarebbe una situazione in cui non ci sarebbe nemmeno il posto dove portare i detriti. Dovresti capire anche dove mettervi le persone, ci sono interi paesi. Ma guardi, paesi ho parlato abusivi. Dei detriti per non parlare delle persone che ovviamente vengono prima dei detriti, ma anche se lei le persone le mette, che ne so, per 2 anni in un albergo, il solo quindi non è gestibile la situazione degli abbattimenti. Quindi in Campania c'è uno specifico. La norma che Conte finge di negare porta un elenco di condoni e dice di semplificare le procedure. Quindi uno che dice voglio semplificare le procedure si mette in scia con le misure precedenti. Quindi adesso lo dico senza nemmeno alzare la voce. Quindi Conte, stai seduto e calmo. Chi è senza condono scagli la prima pietra. Io non ne scaglio, ma Conte si siede e sta calmo. E credo che abbia portato quindi un miliardo di pratiche. De Luca la scaglia, perché De Luca è senza condono. De Luca. Allora, dopodiché, il problema è capire in Campania che fare, perché dobbiamo abbattere. Poi c'è un altro problema che le introduco. Le zone, diciamo, vulcaniche. Intorno all'Etna, che è un vulcano attivo, intorno al Vesuvio, che non è attivo, ma ci sono paesi interi che, teoricamente, se lei chiedesse a uno scienziato, nella ridità dello scienziato le direbbe bisogna levarli comunque. Mi verrebbe da dire, però, sa, Gasparri, comuni del Vesuvio. Dire che fare il condono porta voti, mettere in sicurezza il territorio, allora, fare gli abbattimenti non li porta, è una politica anche da fare quello. Se lei domani fosse commissario straordinario della Campania e consulta gli scienziati, le dicono sposti questi 30 comuni, poi lei va lì, glielo dice, veda che cosa succede. Allora, si fermi conclusione, no, una conclusione. Oggi Pichetto, il ministro dell'ambiente, mio collega di partito di Forza Italia, dice in un'intervista, non so se sulla stampa, noi spendiamo 4 euro in emergenza e 1 in prevenzione. Allora ce lo diciamo da tempo. Certo. Allora cerchiamo.